Allora, maestro Bututotta, la torta è completata, noi l'abbiamo vista prima nel suo laboratorio, adesso invece qui che è un grande spettacolo. Quando l'abbiamo vista mancava quella parte di mare che lei ci diceva. La parte di mare che abbiamo realizzato oggi, spero che sia buona da mangiare, ovviamente, quindi abbiamo realizzato la coda della volpe, la seduta soprastante che sono le terme. Le palme che mancavano adesso le abbiamo messe anche noi sulla torta, le abbiamo messe anche qua sul viale delle terme. Speriamo che questa iniziativa porti avanti anche altri progetti, speriamo bene. Che significa per un maestro pasticcere realizzare una torta che rappresenta uno dei simboli di Sciacca? Indubbiamente lo stabilimento lo è, rispetto al fatto che magari nella quotidianità venite chiamati a fare delle torte che rappresentano qualcosa di caro per le persone, per i vostri clienti, invece questo è un patrimonio di tutti, quindi rappresentarlo in una torta immagino sia ancora più difficile. Sicuramente emozionare la gente fa sempre piacere a noi che siamo pasticceri e realizziamo le torte per gli altri, quindi ben venga quando realizziamo queste opere che poi sono delle opere d'arte, ovviamente, sono delle opere realistiche, ci sono varie tecniche per realizzare queste torte, dal pastigliaccio al zucchero a roccia, e quindi realizziamo in maniera diciamo artigianale ancora queste torte. Ricordiamo, lei ha fatto gratuitamente, ha realizzato questa torta interamente a titolo gratuito, ha partecipato, ha collaborato, ha dato una mano ai Crab Service che oggi organizzano questa manifestazione, quindi da parte sua anche un contributo per la città. Sicuramente un contributo, lo spero che sia un contributo per la città, che vada a buon fine anche tutto quello che si fa, le opere. Dobbiamo essere anche un po' noi a fare attenzione su tutto quello che è il nostro territorio, per un futuro anche per i nostri figli, un domani. Questa sera si riparte da questa manifestazione che i Crab Service hanno voluto fare, però qual è l'intendimento del Comune di Sciacca nei prossimi mesi a venire? Sappiamo che c'è questa scadenza di questo mese importante, sì, che è il 15. Sì, e quindi comunque aspettiamo con ansia che passino questi giorni per poter definire tutto quello che è necessario. Questo è un momento importantissimo, importantissimo perché dà proprio l'idea delle terme che appartengono alla città. È proprio le associazioni, i Club Service che hanno comunque realizzato l'intervento sul viale delle terme, che ci stanno dedicando questa serata bellissima e che poi hanno scelto anche una torta di questo tipo, penso che rappresentino benissimo la città che si deve riappropriare delle proprie terme. E il taglio della torta non può che essere benaugurale, perché adesso ci aspettano settimane intense. Non è tanto questo il problema, l'intensità del lavoro, quello che a noi interessa è di arrivare poi a quello che vogliamo, e cioè alla valorizzazione e alla riapertura delle terme. I Crab Service di Sciacca uniti in questa manifestazione, sicuramente questo viale torna a rivivere grazie ai Crab Service. Vi aspettavate innanzitutto la partecipazione, perché si è tanto parlato delle terme come qualcosa che i saccenti vivono come distaccati rispetto a loro, se ne è parlato tanto anche delle manifestazioni che ci sono state in passato. Ora dopo questa vostra iniziativa, che cosa pensate? No, ce l'aspettavamo la partecipazione, ma già la partecipazione dei Club Service, che sono tutti i Club Service in città e che rappresentano una bella fetta della popolazione saccense, era già significativa del fatto che ci fosse un interesse e ci fosse una voglia di fare. E poi le adozioni, le persone che ci hanno aiutato a superare qualunque tipo di problema amministrativo, burocratico, logistico, ci hanno dimostrato che in effetti le persone di Sciacca vogliono bene a Sciacca, vogliono darsi da fare, basta dare loro l'opportunità di farlo, tutto qui, tutto qui. Questa è una città che vuole andare avanti.